E benvenuti in questo nuovo video di questo nuovo viaggio. 6:05 del 20 di luglio 2019. Andiamo in Lettonia. Ma buongiorno e benvenuti nella nuova puntata di Taglia un cartone insieme a me e risagomalo per le misure di Ryanair che appaiono adesso a schermo. Oh già, parte anche il timelapse in diretta, quindi possiamo dare un ciao al timelapse. Qui c'è il mio golone, ciao. Esatto, miau. Allora, lo scatolone che viene venduto, di solito regalato per impacchettare la propria bici, è di dimensioni più grandi della bici stessa, quindi va risagomato. Da qui bisogna farlo slidare all'interno e poi scocciare come se non ci fosse un domani. Foderato all'interno, foderate le maniglie. Dopo aver costruito lo scatolone, parte lo smontaggio della bicicletta. Chiave da 15, i pedali vanno via. Ricordarsi il verso dei pedali: il sinistro si avvita in senso anti-orario e si svita in senso orario, il destro si avvita come una vite normale. I pedali sono smontati, il butterfly gun è sparito, la sella è abbassata. Ma buongiorno, ci siamo salutati che stavo sagomando l'amico scatolone e questo è ciò che resta della bicicletta. Praticamente Cristo, l'artista che impacchetta le isole e i ponti, cos'è? Fa un baffo. Dopo 3 ore e mezza, 4, con tanto aiuto da parte del mio assistente, la bicicletta è dentro il suo scatolone. Peso totale 29 kg su 30 concessi. Andiamo in Lettonia. Il giorno zero inizia con un caffè, che è buono qui ed è buono qui. È arrivato il triste momento di salutare questo tristolone qua. Ciao. Io e la Purple Panther in scatolata. Si parte, destinazione il ciclista di Alessandria. Let's go! Chi mi ruba il parcheggio? Qualcuno con uno scatolone della salsa. Buongiorno. Ciao. Siamo alle fasi di imballaggio della bici di Matte. Nel negozio del nostro sponsor. Che gli sponsorizza il viaggio. Ma che poi ci credono veramente. Hanno tutti pagato profumatamente. Ci ha pagato il volo e poi ci ha fornito una locomotiva a testa. Feticismo. Professionalismo. Allora ragazzi, per seguirmi cosa devo fare volendo? Prendi il bigliettino giallo che c'è lì sulla. Esatto. Questo è quello che ci lascia Marco per il nostro viaggio, noi lo ringraziamo. Una cassa di borse Miss Grey e una borsa, wow! Borsa per picnic della Ortlib. Perché si ricorda che si stagna questa, così può portare l'acqua al villaggio. Matte indubbiamente vince il premio bellezza e geometricità. La mia vince il premio. Salutiamo i nostri sponsor e i nostri compagni di viaggio dall'altra parte del mondo. Dai, bravi, bravi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, buon viaggio. Buona strada. Grazie. Ciao Francesco. Ciao. 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 Ciao Matte. Ciao Matte. Ciao. 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 Ufficialmente per strada, avendo abbandonato la macchina del nostro secondo sponsor, One Motel. Grazie One Motel.
per sponsorizzare questo video? Continua diritto. Continuiamo diritto. Siamo arrivati a Bergamo! Davanti all'Orio Center, aspettando gli altri due pignoni cicloslavisti, ciclopignonisti. La sobrietà prima di tutto. Noi siamo in viaggio di nozze. Vedi. Buongiorno! Ciao! Passerei tutto il tempo sempre così, con una GoPro di fianco così. E il terzo braccio. Tra l'altro, quella grigio prendo. Io come va? Bene. Perché guarda che bel viaggio che abbiamo fatto. No, departures. Un sondaggio è d'obbligo. Quale si romperà per primo? Lele, Dade, Matte o Cisco? Ingresso trionfale a Oriol Serio. Con la porta in faccia. Ma deve essere il 30. Matte, sei tranquillo? It was at this moment he knew. He fucked up. Grazie, ciao. Al gate. Mi manca già la Cisco che non è venuto con noi. Ma alla fine ci perdevamo solo per fare dei video. Mentre caricano le nostre biciclette, noi ci avviciniamo al retro del velivolo per l'imbarco non prioritario, seguendo le bionde più bionde che mai. Si deperlo. Ci si vede. Finalmente delle temperature accettabili. Ci saranno 16-17 gradi, arietta freschetta. E c'è un freschino di montagna meraviglioso. Bello. Direttamente dal campo volo di Boglietto. Ah. Guarda le nostre bici. E ci sono. Il benvenuto in Lettonia ce lo dà il cibo tipico lettone. Il panino alla merda. E iniziano 15 giorni. Ci siamo già fatti riconoscere, Dade è stato avvicinato dalla sicurezza perché ha dimenticato il suo zainetto. Allarme bomba all'aeroporto di Riga. No, no! No! I primi pinocchi di Vince Cisco. Questo è lo spazio dedicato ai nostri cartoni delle biciclette e là grande, dove c'è il fuoco finiranno i nostri cartoni delle biciclette domani. No, saranno le nostre bestemmie a accendere il fuoco. Comunque, scena madre, l'autista del taxi che per prendere i cartoni sale con la pancia proprio a pesce sul cartone di Cisco e comincia a fare crack, crack, crack. Il gruppo ha smesso di parlarsi, di rivolgersi dei saluti, delle parole. Ognuno pensa alle proprie bici e le madonne. Operazione timelapse partita. E il montaggio della bici di Matte è terminato e il montaggio della bici di Lele è terminato da un bel pezzo e il montaggio della bici mia è terminato e l'ultimo che vince il premio DAU. Io mi sono anche preso un caffè della nostra fantastica yurta. Tutte le bici sono pronte, quasi. Purple Panther più bella che mai, non si è rotto nulla. Il viaggio può iniziare. Una sana dormita di 5 ore e mezza. E quindi buonanotte. A domani per il giorno 1.